Siamo in live, dovete scusarmi in ritardo, vero? 2 minuti di ritardo, lo so, sono una persona veramente orribile, pessima, e ho addirittura il telefono a distanza di sicurezza tra un po', perché potrei rompere anche il mio telefono. Siamo davvero in live, allora, Rincos? Vediamo un po' se è arrivata, perché non si sa mai, essendo il secondo video della giornata. Sia mai che venga rispettato da YouTube il fatto che arrivi la notifica o altro, vediamo un po'. E la la la, e la la la, è un altro appuntamento, ragazzi. È un'altra volta? Arriva online un'altra volta? Davvero? Arriva un'altra volta la feed? Ragazzi, ciaone! Perdonatemi davvero per il fatto che ci ho messo un pochino per farla startare la partita, la live, ma non, ho avuto un po' di problemi con trasporti, viaggi, camminate e tutto. Ci ho messo davvero tanto per arrivare a casa. Sono arrivato a casa 6 minuti prima e dovevo ancora far tutto, tra cui anche andare in bagno a fare i bisogni. Dunque, ok, quanto durerà la live? Sicuramente un'ora e mezza, massimo un'ora e mezza. Quindi, Rincos, posso dirlo? Posso dirlo? E ciao a tutti, sono Antonio e benvenuti in questo nuovo appuntamento. Siamo qui nel terzo appuntamento con MotoGP 18, la carriera. Ora andiamo subito a pigiare il tasto del controller dell'Xbox su carriera, continua carriera. E andremo verso le ultime 3 tappe del mondiale. Andiamo subito verso circuito orribile, quello dell'Austria per le moto. È davvero un circuito orribile per quanto mi riguarda. Vediamo un po' quanti siete, se siete abbastanza. Se non c'è nessuno, non c'è nessuno, mi scende la lacrimuccia. Siamo in 43 spettatori. Mi sa che non è arrivata la feed, eh? Grande, ah, ho capito, The Gamer. Grande, grande. Sto bene. Sto bene, sto bene. Sto abbastanza bene. Un po' tutto di fretta, ma sto abbastanza bene. Non so se lo sapete, ma Titiro compie gli anni nello stesso giorno di Sebastian Vettel. Ciao Leonardo, ciao Fili Pro, eccoti, ti ho salutato. Ciao anche Luna, ciao Andrea Donghia, ciao Vale. È arrivata? Vediamo un po' se è arrivata. Sono diffidente del fatto che sia arrivata perché siamo davvero in pochi, eh. Siamo davvero in pochi. I componenti, Andrea, abbiamo una scheda madre, ho una scheda madre Z170 della MSI, una scheda video da una scheda video 1050, ho 16 giga di RAM e per il resto un alimentatore da quasi 700 watt. Poi direi che sì, ho anche il processore Intel 770, 7700. Troppo semplice questo circuito? No, più che altro, ragazzi, non è adatta alle moto, secondo me, questo circuito. Lo ripeterò sempre fino alla morte. Non è assolutamente adatta alle moto. Non siamo in tanti, comunque, siamo soltanto 66 spettatori. Non so come mai. Non è arrivata, secondo me, ragazzi. Non è arrivata a tutti, non è arrivata. È strano, veramente strano. Vale, ho fatto il video dove nei primi 10 minuti parlo della penalità di Seb e nel primo giro, quindi vattelo a vedere se vuoi. È uscito proprio oggi, 5 ore fa. Hai provato l'assetto corsa competizione ed è bellissimo, sono contentissimo. Uè, best alive, ciao Crono, carissimo. Grazie Biagio per avermi detto che è arrivata la notifica. E buonasera, 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 buonasera
fatichiamo ad arrivare a buoni livelli, si vede che o è l'orario che non è fantastico, o semplicemente non è arrivata. Io ripeto, buonasera quindi Lorenzo. SSD, ah sì, SSD da 128 giga e HDD da 1 tera, mi pare. Non ti è piaciuto l'intervento di Lauda? È stato un pochino duro, è un pochino cattivo. Comunque, ragazzi, direi di scendere un pochino in pista. L'intervento di Lauda è stato leggermente azzardato, però sappiamo che Lauda non si tira indietro quando deve dire le cose, le dice proprio in faccia, e purtroppo a volte può piacere come non piacere. Adesso facciamo un po' di giri, giusto per raccattare un po' di persone magari che guardano la live, se arrivano più tardi non è un vero problema. E
Poi successivamente ci dedichiamo alla gara. Non so perché, ma l'audio è davvero molto basso. Sentite anche voi molto basso? Ma davvero molto basso. Come mai è così basso? Ma il volume è sempre lo stesso. Mi chiedo cosa ho fatto al mio cavo. Non è che queste cuffie qua sono quasi da buttare, però. Boh, vabbè. Spero che si senta, ragazzi, da voi bene come al solito. Dicevo, questo circuito è orribile perché non è sicuro per le moto, secondo me. Se tu cadi a 360, a 330 km/h, come succede quando vai in MotoGP, perché vai a quella velocità in MotoGP, automaticamente potrebbe essere un gran problema, onestamente, però è così, funziona. Hanno i soldi, ti tiro cade in curva 2. Ti tiro cade in curva 2, quindi inizio un pochino me. Per lui, anche se comunque la moto sembra non avere danni, infatti là sotto è tutto ok. Ripartitore di frenata, o meglio, la potenza frenante. O meglio ancora, non mi viene il nome, mannaggia! Non mi viene il nome, l'handbrake dovrebbe essere. Il freno motore è full. E per quanto riguarda la trazione, qualcuno ha scritto che dovrei utilizzare la trazione su off. Per essere più realistico, in realtà no, nelle Moto2 non c'è trazione e quindi lì dovremmo utilizzare TCS off, ma in Moto3, nella Rookies e MotoGP, il traction control è ancora bello che attivo. Mi spronano ragazzi intanto a mettere mi piace, non so quanti siamo, ma mi spronano magari a mettere quel bottoncino in su, perché così mi interessa tantissimo a crescere, a far vedere tanto questa live. La pista è migliorata tanto sotto il profilo dei cordoli. Lo vedo, lo noto tantissimo nell'ultimo settore dove puoi andare tranquillamente sul cordolo senza problemi. Ovviamente siamo caduti, ma penso che abbiamo la grande possibilità di fare un tempone. Ma davvero un tempone, perché 4 secondi dal primo posto con una caduta non è male. E soprattutto una caduta dove siamo ripartiti da zero in salita. Quindi abbiamo più che più ne ha più ne metta praticamente. Qua dovremmo essere sotto. No, siamo ancora sopra di un decimo. Questa è una curva ma maledetta, eh. Questa la chiamiamo curva Kensei. No, la chiamiamo curva Kso, che vuol dire merda, in poche parole, o dannazione in giapponese. Qua, ovviamente, il gioco delle scie sarà fondamentale nella Moto3 e nel Rookies Cup. 9 decimi di svantaggio, tanto, eh. Però è vero che siamo anche arrivati lunghi. Alla fine di questo giro devo un attimo vedere se la live va bene, perché onestamente, non avendo un altro schermo dove poterla guardare, devo comprare un HDMI. Così collego l'altro monitor là. Almeno così posso vedere effettivamente cosa scrivete subito in tempo reale. Non è come giocare alla PlayStation, no. Qua ci vuole un po' più di magia quando giochi su PC. Guardate che bello! Stavo dicendo, guardate che bello il fatto che posso salire sul cordolo in questo modo. Sì, sto cavolo, vediamo un po'. Grazie Francesco, ma la moto sta volando. Ah, sì, ragazzi, purtroppo la moto vola. Ho un problema, sia io magari grafico, però. Ho migliorato anche le componenti grafiche per rendere un pochino più godibile il gameplay, ma è così. Intanto siete 137 spettatori, grazie mille. Vi sprono sempre a mettere mi piace così siamo sempre di più. E se volete donare, trovate il primo link in descrizione. Sbaglio la motovola, prego, sarà possibile vedere Smith con la Haas? Figli, no, è già fatto, è già successo. Sarà possibile vedere ti tiro in moto e credo che sarà possibile vedere TTR in Moto E quando la Moto E sarà disponibile in un videogioco. Ecco, sarebbe fantastico vederlo. Vuol dire che apprezza l'upgrade della tecnologia, insomma, fino ad arrivare alle moto elettriche. Certo, dopo anni e anni passati a vincere titoli mondiali su titoli mondiali, ovvio che sarebbe un po' una cosa strana, per carità, però. Tanto siamo a 299 millesimi nel T1. Buona stavolta. Stavolta la facciamo bene la curva.
Abbiamo frenato e scalato più dolcemente rispetto al solito e la moto ha frenato di più. Vediamo adesso nel T2. Quasi mi verrebbe voglia di non mettere la seconda, di non mettere la prima, scusate, ma non ce la faccio. 4 decimi di svantaggio, non è male. Non è affatto male. Non è affatto male. Settore guidato. Questo è un settore buono per le moto. Non mi dispiace. Ma il primo settore è da pazzi, da criminale. Dovrebbero cambiare il layout di una pista che ormai non ha molto più senso, secondo me. 6 decimi. 2 decimi a settore mi prendo. Che è sta cosa? Lungo qua, lungo, lungo, lungo. Qua ho perso. Anche perché qua sono molto più sta. Sono molto più largo del solito. Curva 10, l'ultima curva, larghi, non bella come, non bello come giro. 38,4, in realtà abbiamo fatto un T4 molto buono, ma siamo stati un po' sporchi. Scusa, ma quando ho fatto 3 millesimi peggio soltanto, ma cosa mi ero, di cosa mi ero, ho fatto nel primo settore, nella prima curva, insomma. Una curva, mi prendo 3 decimi, non mi pare molto bello. Ora vediamo se qua riusciamo a guadagnare. 75 millesimi. Sì, in staccata arrivano abbastanza pesanti, su di me. Chi è questo qua? Van de... Van Erd. È il buon Billy, eh. Bel nome, Billy. Lo darei anche al mio cane. Wide side, sfiorato in curva 4 per il buon Titirone. Infatti... Giro non proprio fantastico questo sotto il profilo del miglior giro personale. Pensate che siamo 17esimi a 4 decimi. Mamma mia, fatichiamo, qua. Pista dove fatichiamo parecchio. 8 decimi, Madonna. No, in realtà siamo a 6 decimi, non a 4. Vediamo qua se nell'ultimo settore siamo stati un pochino più puliti, riusciamo a fare qualcosa. 37, 38 e 6, no, 7 decimi. Facciamo un altro giro magari, poi basta perché sennò potrebbe partire la rimonta. Bella qui, fluida, la nostra KTM. Adesso in uscita di curva 1, subito, subito gas. E andiamo verso il primo settore, verso la salita, ci porterà in curva 2. Anzi, curva 3, perché questa qui è curva 2. Record nel T1. Vai a cannone, troppo largo, non ci vuole questo T-tiro, non ci vuole. Cattivo T-tiro, anche se effettivamente meno metri si fanno e meglio è in teoria. Quindi abbiamo anche perso, secondo me, là. Bello qui, dai, dai, che siamo in curva 5. Pieghiamo poco. 1,98. Dove vado qua? Un po' troppo largo per l'entrata qui. Cosa sono fiori quelli là a sinistra? Io non li vedo, non capisco. Appaiono troppo tardi. Vediamo un po' nel T3. Abbiamo perso secondo me 5 decimi, madonna. Parte guidata, ho capito che fatichiamo però. Ricordo che tutto senza aiuti, al massimo della difficoltà, ovvero 120, 35, 36, 37, 38 e 4, 17esimi rimaniamo, madonna. Ma a mezzo secondo siamo, eh. Non è che siamo a 2 secondi e mezzo. Bon, basta, direi basta. Basta. Torniamo ai box, finiamo la sessione. Ah, già, anche è vero che abbiamo la moto danneggiata, ma non credo che sia. Facciamo un giro ancora, dai, ragazzi. Vediamo un po'. E poi vorresti rimuovere la Uno Ring dove riempivo di schiaffi quel platinato? Oh, male miscredenti. No feed, immaginavo. Alza volume di gioco, ma il volume di gioco non si sente bene. Non si sente proprio. Ditemelo un po', nei commenti, ragazzi, eh. Vi sprono a mettere mi piace, per favore. Ragazzi, mettete mi piace così.
Così cresciamo di più. Vedo la moto ancora vola, lo so purtroppo. Questo è il vero GP storico. Comunque divertente il fatto che Tittiro sta facendo le qualifiche in Austria, mentre su Sky F1 mandano il GP di Austria. Eh beh sì, grazie Giacomo. Più veloce nel T3. Sì, perdo tanto nel T3, ragazzi. Ora facciamo un altro giro. No, dai box, vabbè, fa niente. No, non ci vuole dai box, onestamente. No, no, no. Eccolo di Troppo, ritorno. troppo tempo ci vuole. facciamo un attimo un giretto con la moto a posto e vediamo se è un po' la moto che causava questo problema oppure noi siamo effettivamente da 17° posto in un circuito che già non ci piace, ma così indietro anche no, insomma, diciamo, dai. Diciamocela tutta, anche no. E non andare così largo. Ok, dopo cambiamo stile, prossimo weekend cambiamo stile. Non mi piace molto questo qui. Non abbiamo ancora trovato lo stile giusto per T-Tier in questo gioco. Superiamo Jespersen. Jespersen. 100%. T1, meno un decimo 85, attenzione. Oh, lungo. Oh, riusciamo a rimediare, a porgere un pochino di... non so, una guancia a favore. Ci avviciniamo poi verso curva 4. Sto forzando tantissimo le staccate, anche troppo. 3 decimi e 66. Come fa a darmelo? Come fa a darmelo? Arancione. Non sono, non ho migliorato. Vabbè, non lo so. Non lo so, insomma. Qua abbiamo fatto un buon T3, però, eh. Sono quasi convinto che abbiamo fatto un buon T3. 3 decimi ancora, bene. Oh, lungo, lungo, lungo. Oh, siamo proprio nella zona dove non dovremmo mai essere perché la moto dopo ha troppi problemi. 38 e 1 per... No, quarto. Cioè, 5 decimi ed ero 17°. Un decimo in 9, quasi 2, sono quarto. Perfetto, finiamo la sessione, va bene così. Mamma mia. Quarto È da poco terminato il turno di quindi? qualifica. No, sì, quarto. Avevo letto Philip Salah che ha detto che ha cambiato nome, ti tiro. Però ho visto che era il quinto, però. Benissimo, 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 benissimo. E quindi siamo al quarto posto. Ah, il risorto continua perché ti tiro e ti tiro. Quindi ti tiro per me va oltre, caro mio Zimo. Caro mio, è risorto. Amos, fai qualche prova con l'audio di gioco troppo basso? Va bene. Provo ad alzare, ragazzi. Non è un problema. Buongiorno, buongiorno e benvenuti sul circuito del... Eccoci con gli Vediamo un po' ingegneri se di posso Sakhalin, alzarlo già da qua. dove i piloti e gli ingegneri stanno discutendo gli ultimi dettagli prima dell'inizio della gara. Ma proviamo così. Dimmi se va un po' meglio, non lo so. Ora questa gara qui la facciamo un attimo in questo modo. Aspettate, no, facciamo una cosa. Facciamo una cosa un pochino più rapida. Ok. Facciamo così, ragazzi. Vediamo un po'. Beh, la ragazza stavolta è cambiata. Mi piace sta ragazza. Molto più carina rispetto alle altre volte. Comunque, oh la Madonna. Dovremmo esserci un pochino meglio adesso. No, 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 no. Ancora sta cavolo di prima. Non mi puoi mettere la prima quando io sono in gara. La voglio mettere io la prima. Madonna. Niente, ragazzi. Veramente, non capisce il gioco. Allora. Dovrebbe essere a posto stavolta, no? Attenzione! Via, via, via! Parte il Gran Premio dell'Austria. Parte con una partenza orribile. Ma perché? Ma orribile proprio. A parte di Tiro, dodicesimo. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Largo anche qua. Attenzione al dissuasore, attenzione al cordolo. Ma che cos'è sta partenza? Ma mi spiegate? Non so partire ancora in questo gioco, abbiamo capito. Dan Jones. Recuperiamo tutto grazie alla scia. Noi tre siamo più veloci rispetto agli altri, anche se non siamo se non sono in scia loro. Attenzione qua in curva 3. Oh, mamma, 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 mamma. Scivoliamo
si sono appoggiati e io mi sono appoggiato di conseguenza perché ormai ero là, quindi non potevo fare diversamente. Decimo posto ora e siamo tutti a ventaglio. Bene, 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 siamo tutti aperti. In teoria dovrebbe avere un pochino più di probabilità a superare all'esterno qui. E poi interno, perché dovrebbe avere un attimo... Sì, un cavolo a favore. Doveva avere un pochino più di accelerazione, ma evidentemente loro hanno una madonna in accelerazione rispetto a noi, vabbè. Non mi interessa, io voglio recuperare fino al quarto posto. Bello, ti tiro qui dentro su Garcia, che però poi prova di nuovo l'incrocio e passa. Quindi da rifare l'attacco per il buon tiro, che adesso è decimo. Non di sicuro un buon, una buona posizione rispetto a dove era finito dopo la prima curva, però un pochino meglio, sicuramente. Quasi, quasi, quasi caduto qui. Abbiamo un attimo alzato la moto, perché altrimenti sarebbe stato un crash praticamente sicuro, con l'As che chiude la top 10 in questo momento. Ma è tutto pronto per la curva 1. Bella, bella, bella qui l'uscita, bella qui l'uscita. Molto bella qui l'uscita. Cerchiamo di non prendere i due che abbiamo superato. Abbiamo qua Kane Onku in settima posizione. Recuperiamo fino al settimo posto. Recuperiamo anche il sesto posto. Mamma, quasi, quasi, quasi a contatto. Abbiamo anche Filip Salak. No, è side bruttissimo. È side bruttissimo. La moto l'abbiamo completamente persa. E si rifà tutto da capo con una moto che è probabilmente più danneggiata. Ma attenzione, cadono altri due. Siamo già quindicesimi. Sono caduti anche altri, ma in una zona un po' più strana. Devo essere sincero, boh. Quindi strano qui, Sean Kelly davanti, quindicesimo, peccato per la caduta, veramente non ci voleva. Stiamo continuando ad avere problemi in staccata con questa moto. Già il circuito non ci piace, ma poi la moto è davvero particolare. Anche se ho saputo che vincere con questa, in questa categoria non è assolutamente facile. Il Mirank ha avuto un sacco di fatica, un sacco di difficoltà. Soltanto al Mugello sono riusciti a vincere alcuni piloti del Mir, campionato più veloce su PS4 che c'è su giochi per quanto riguarda MotoGP. E io ho fatto infatti secondo là, il che è tutto dire. Facciamo fatica. Sean Kelly, mentre inizia l'ultimo giro ormai, con Carrasco che è in testa. Purtroppo la caduta ci ha condizionato non poco, anche se ancora siamo in lotta per fare una bella gara, una bella rimonta. Io non mi arrendo. Ancora una volta superiamo qualcuno qui in un'uscita dalla curva 1. Abbiamo una buonissima trazione, un buon inserimento, un'ottima trazione. Qua superiamo prima Deviz. Tra l'altro c'è un Ricos che si chiama Devito, grandissimo. Patacca che rallenta tantissimo. E poi si infila. Rallenta e poi si infila. Tantissimo. Più veloce di me. Molto più veloce di me. Eccolo qua, Patacca. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Si lotta per l'undicesimo posto. Siamo davanti per il momento a Patacca. Lotta tutta italiana. Rallenta. Ancora all'interno. Non solo all'interno Patacca, ma all'interno anche qualcun altro. Deviz. No, non era Patacca. Erano Salim e Deviz. Bello, però mi piacciono queste lotte, devo essere sincero. Molto pulite e molto belle queste lotte al momento. Undicesimo. Stavolta avevamo il passo per tornare davanti, Ne sono sicuro, ne sono sicurissimo. Ma avevamo il passo per essere davvero davanti. Porca miseria, che palle. Ma arriveranno momenti migliori, arriveranno. Possono arrivare anche momenti peggiori, vi ricordo, quindi... E quindi andiamo a concludere in decima posizione magari. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. No, niente, undicesimo. Undicesimo. Davvero per pochissimo. Peccato per la caduta, sì, perché stavamo recuperando benissimo. Non è facile comunque, non è facile. Abbiamo fatto 37,8 l'ultimo giro, quindi abbiamo fatto anche il record sul giro. E in classifica comunque scendiamo, perché siamo ottavi a 42 punti. La reputazione qui cresce, ma non troppo, livello 45 su tutto, tranne 46 per angolo di piega e gestione del gas.
Vediamo un po' quanti siamo. Siamo in 215 spettatori. Vi spero di mettere mi piace, ragazzi. Siamo quasi a 200 mi piace. E se volete, il link per donare è in descrizione. Come c'è anche la super chat. Se volete, c'è anche la super chat qui su YouTube proprio. La prossima pista dovrebbe Aragorn, se non vado errato, che a me piace tantissimo. E poi alla fine dovrebbe esserci Valencia. Dovrebbe, però non sono sicuro. No, c'è Misano. C'è Gran Premio di Misano e quindi la Riviera di Rimini. Va benissimo, sono stracontento di questa cosa. Veramente contento. Allora, vediamo un po'. Però se dovesse essere veramente reale, avresti dovuto ritirare. Saresti dovuto ritirare. Ma così non è tutto. Eh sì. Leonardo. Ho capito quello che hai detto, ho capito quello che hai detto, è stato un po' difficile, ma ho capito quello che hai detto. Sì, sarei dovuto. Mi sarei dovuto fermare, insomma, sì, assolutamente. Buona gara, dai, Amos, anche oggi live post esami. Vittorio, spero che stia andando bene quello che stai purtroppo vivendo. Quasi Ebola Spirit. Ecco, quasi tutto al minimo, diciamo che c'è ancora qualcosa che a livelli medi come caratteristiche, come qualità grafica. Cosa ne pensi di Verstappen che ha detto che Vettel deve cambiare serie di guida? Per me è esagerato. Marchione, Francesco? Sì, Francesco, vero? No, stava scherzando. In realtà, caro mio, era una cosa per prendere il culo, per prendere per il culo i giornalisti. Non era un qualcosa riferito effettivamente a Vettel, ecco. Puoi sistemare la luminosità? Io penso che la luminosità sia buona. Quale luminosità? Quella della mia faccia? Perché ho sistemato già la volta scorsa quello della gara, insomma. Perché così fastidiosa la visuale, non so. Posso sistemare? Non c'è Valencia. Non c'è Valencia, ok, scusami, Tommaso. Vediamo un po'. Grazie, sono contento che ti piaccia il tatuaggio. Ciao Raffa, quanto tempo? Sto benissimo, tu come stai? Io abbastanza bene, dai. Vedo l'ora di pappare, vedo l'ora di fare una bella gara qui, di vincere magari. Ora vediamo di fare bene in un circuito che conosco benissimo ormai su quattro ruote e spero anche qui. Ma mi avete detto comunque un attimo di sistemare la visuale, non so. Proviamo. Ecco, questo qui intanto sono le caratteristiche. Vedete che sono basse, 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 insomma. Tutto molto basso, purtroppo. Onestamente non so, però, come posso modificare la risoluzione, cioè la luminosità. Via, non ho modificato niente. Forse immagine? Eh no, avevo già provato. Avevo già provato. Questo qui è il massimo, non so perché fa così in live. Potrei modificare direttamente dal prossimo video la luminosità proprio da XSplit, che è il programma che uso per registrare. Se no, altrimenti non so. Vediamo qua. Un po' di problemi di inserimento. 5 decimi nel primo settore, ovviamente sono tanti, eh. Ma è il primissimo giro, quindi si può perdonare il buon titiro. Curva numero 7 già, quindi siamo già a metà. La quercia, lo sapevo che si chiamava quercia, inutile che me lo dicevi, gioco. Ormai la conosco a memoria sta pista. Con le moto un po' meno adesso, devo prenderci un attimo l'abitudine. 5 decimi restano anche nel T2, vuol dire che dobbiamo migliorare tanto il T1. Avevamo fatto un pelino di lunghi abbastanza brutti da vedere. Quindi si può migliorare tanto anche. Via qua dentro, 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 dentro. Dentro anche qua, attenzione, troppo dentro. 8 decimi. Come primo giro non è malissimo se stiamo a un secondo. Con la concentrazione nei miei occhi. Velati dagli occhiali. Ole! Quarantatré, quarantaquattro, quarantacinque, tre, otto decimi. Ok, T2, T4, ok.
T1 e T3 da rivedere, soprattutto il T1. Variante del parco, arriviamo qua, bene. Molto bene. Forse un pochino meglio qui. Addirittura sotto di 3 decimi. Direi molto meglio qui. Direi molto meglio. Curva 7. Andiamo forte, andiamo forte, andiamo forte qui stavolta, eh. Oh, lungo qui, giro non valido, no! Era inutile andare così lunghi, era inutile. Tutto da rifare, ma abbiamo capito che possiamo fare davvero molto bene. Perdonatemi per questo lungo, che alla fine non ci voleva, non ci voleva proprio. Però abbiamo un ottimo passo, almeno questo abbiamo dimostrato. Vediamo anche se nel T3 confermiamo questo. 3 decimi, 333 millesimi. Perdiamo 3 decimi nel T3 ancora. Non è facile però, perché non capiamo dove, non capisco dove posso perdere. Forse la doppia curva verso destra che ci porta al rettilineo. Che altrimenti non mi spiego. Oh, dove vado qua? 43,9 Tatai. Ha migliorato Tatai però. 43,6 avremmo fatto? Cosa? Cosa ho visto? Forse ho sbagliato a vederlo, perché così mi pompo, mi carico. Largo stavolta, non bellissima questa uscita. Madonna, si passa da meno 3 decimi a più 4 decimi. Settore orrendo stavolta, ma Onku ha migliorato, quindi stanno continuamente migliorando. Ogni volta che scendo io migliorano, se non scendono migliorano. Problemi, problemi in inserimento con la nostra moto, motoretta. 1-1 addirittura. Esageriamo adesso però, un pochino esageriamo, perché non mi pare di essere così tanto più lento. Si sta avvicinando anche qualcuno dietro. Chi è? Carrasco? Adrian Carrasco, sì. Dentro qui, con fatica però, 1,6 addirittura. Di male in peggio questo giro, di male in peggio. Incidente di Doomspars, no scherzo, non lo so, non ho visto chi è. Mamma mia, come siamo entrati dentro cattivi. 41, 42, 43, 44, 44 e 8, 1 e 1. Da migliorare tantissimo il primo settore. Dentro. Ok. È caduto un altro. Ok, qua vedremo un po' di caduta allora, Abbiamo un Max Verstappen di ritardo adesso nel primo settore. Molto meglio dei 4 decimi di prima. Abbiamo un T4 spaventoso. E ancora possiamo ottenerlo il T4 spaventoso. Ah, stavolta non mi fregano. Buona la quercia qui. Buona, buona, buona. Non dovremmo essere in ritardo di 1 secondo e 1. 2 soli decimi. Curva però qui al tramonto. Non arrivare fino al tramonto però. Dai, per favore. Abbiamo perso troppo in questo settore, ne sono sicuro. Stewart Garcia cade. Chissà dove cadono tutti. Sei decimi. Siamo un secondo sotto al nostro miglior tempo prima. Di prima. Se continuiamo così magari il T4. Facciamo bene,
al limite 40, 41, 42, 43, 9. Quarto posto ancora. Ultimo giro, direi. Che cattiveria, che ingresso cattivo che abbiamo fatto qui in curva 2. Insomma, mamma mia, cattivissima anche qui. Madonna, ma quanta cattiveria ti tiro, eh. Lungo, lungo, lungo. Mannaggia, lungo, lungo. Niente, va bene così, a me va bene terminare quarto. Finiamo prima possibile questa stagione perché, peccato. Quarto posto va bene, 43,9. Abbiamo fatto tanta fatica nel terzo settore, ma nel quarto andiamo fortissimo. La finisco oggi? Sì, Massimo, c'è scritto anche nel titolo, la finisco oggi la Rookies. Aspetta che siccome il tracciato rientra... Ah, ok, Manuel. Dopo la farò, dai, allora lo farò. Dai che manca poco per HD60, quanto siamo? Siamo a 131 euro. Poi considerate che deve arrivarmi, devo utilizzarlo, quindi sarà un po' più faticoso. Però il problema è il PC, quando faccio gli streaming con il PC, su giochi per PC, dove faccio fatica ovviamente comunque a streamare. Sarà a 60 fps quello che volete, ma questo gioco qua tanto gira a 30, quindi... oggi finisco la Rookies, sì Chris, oggi finisco la Rookies. Vi spero ragazzi a mettere sempre il mi piace, che siamo a 200 mi piace, grazie mille. Andrea non ho ancora provato il circuito, il nuovo circuito, però non devo essere sincero. Spero di provarlo il prima possibile. E adesso vediamo un po' di partire bene. Attenzione! Misano! Via! Cos'è che faccio di sbagliato? Cos'è che devo utilizzare? Mannaggia, mannaggia, mannaggia! Niente, giriamo la prima curva in 13ª posizione. Vediamo un po' se la seconda curva riusciamo a guadagnare qualcosa. Senza buttarci per terra magari. Ok. 12esimi. Ma dai, ma com'è che facciamo così tanto schifo in partenza? Ottimo, qui 11esimo. Non voglio causare troppi problemi, troppi danni. 13esimo. Patacca ancora, ancora in duello con Patacca. Mi chiedo cosa serve a partire quarto se poi tanto facciamo delle partenze del genere. Mi sembro Nicolò Bulega quando faccio così, davvero. Però adesso recuperiamo grazie alla scia. Grazie, un'ottima uscita dalla curva numero 5. Van Aert all'interno della quercia, passa. Ma noi abbiamo l'interno poi al tramonto, in teoria. Mi chiude non poco. Ci sono anch'io, ricorda Ia, anche se Ia non sa che noi ci siamo in pista, onestamente, corre sempre da sola. Comunque, 11esimo posto, sempre gara in rimonta, sempre problemi in partenza. Forse non devo partire in prima. Sono qua Garcia, rallenta tanto, dove andiamo noi? Ci infiliamo! Ah, scusami Garcia, scusatemi Rinkos per il contatto che ho avuto con lui. Non è bello passare così, lo so. Me lo sono trovato là e non potevo evitarlo, scusatemi. Attenzione perché superiamo anche Baltus. Vediamo, ultima curva. Non solo Baltus, anche Yamanaka. Lo passiamo e siamo in 8ª posizione. L'ultimo settore da brividi lo facciamo, davvero da brividi. Senza toccarlo abbiamo superato, bellissimo sorpasso. Mamma Kuni, quanto ha rischiato. Bello qua, che... c'è un avvallamento, ho visto, molto bello il fatto che l'abbiano riprodotto. Infatti i circuiti l'hanno riprodotti, quelli di Milestone, fedelmente, davvero in maniera maniacale. Su questo non si può dire davvero nulla. Il gioco avrà tanti difetti, per carità, ma un pregio è grande, sono proprio i circuiti. 8º posto, stavolta non vogliamo cadere, stavolta siamo ben determinati a fare del nostro meglio. L'ho detto, mi si stava chiudendo l'anteriore, io ve lo dico. Mi si stava chiudendo l'anteriore e stavo per cadere. Infatti ho dovuto rallentare perché altrimenti puff, caduto. La curva dall'altra parte, ti tiro. Alla fine non perdiamo tantissimo qui perché effettivamente qua fatichiamo, questo è vero, ma sul dritto poi, soprattutto qua dove loro rallentano, noi andiamo fortissimo, quindi riusciamo a ritornare vicini vicini, se no addirittura a passare. Nel caso di Yamanaka, ancora una volta qua all'interno, arriviamo un pochino larghi però. Insomma, a chiudere
E siamo ancora in ottava posizione. Artigas in settima posizione. Dove sono andati qua? Ok, ci fendiamo verso il settimo posto magari? Ci fendiamo? Proviamo l'attacco in curva 1. 43-7, 44-0 aperti tiro. Difficile l'attacco su Artigas. Invece sì, ce la facciamo in percorrenza di curva 1. Non proprio in staccata, ma in percorrenza. Solito, perché lì a qui fa un po' di fatica. Cune adesso in sesta posizione. Proviamo subito l'attacco su di lui. Proviamo. Vicinissimi su Cune, Quasi ai side, ma così abbiamo sistemato la moto per uscire un pochino meglio qui, anche se non siamo usciti benissimo. Comunque settimo posto, sempre in rimonta, ricordo, ma va bene così. Va bene così. Almeno diamo un po' di spettacolo, finché non partiamo bene. Poi quando partiremo bene sarà uno spettacolo dal secondo posto in giù, perché Titiro deve vincere. Oh, stavolta siamo rimasti ben cuciti al cordolo, anche se forse abbiamo messo la seconda e non era da mettere. E Artigas ce lo beviamo a colazione. Troppe calorie Artigas, devo andare via, non ti posso bere. Non posso berti col latte. Cioè, non posso mangiarti col latte. Perché berti col latte mi sembra una cosa che mangio il latte e bevo Artigas, no, non mi pare il caso. Ultimo settore dell'ultimo giro. 7 decimi ormai sono troppi da recuperare. Mi sa che finiamo in settima posizione. Non male, non male, non male davvero. Non male davvero, forse l'ultimo giro è quasi fucsia. 44-2. Perdonatemi per la partenza, ma davvero non capisco cosa mi prende. Non capisco cosa mi prende in partenza. Non capisco proprio. Scusatemi. A me è partito l'annuncio, ma c'è il consumo gomme, sì. Sono un bot milestone semplice e freno nelle curve che si fanno in pieno. abbastanza. Settimo posto, 44-0, hanno girato davvero forte però lì davanti. Purtroppo noi abbiamo sbagliato più volte il tramonto ed eravamo sempre in lotta. Siamo sempre in ottava posizione a 51 punti. Non è bellissima come posizione, devo essere sincero. Comunque dovremmo arrivare all'ultima gara. Molto positivo, dicono, il risultato. Effettivamente non è malissimo. Chi si lamenta delle sportellate è una fighetta. Grandissimo. Ti tiro le sportellate. Bellissima anche questa. Email, attenzione, offerte di contratto? Ah no no, ok. Lui guarderà le offerte di contratto. Non è arrivata nessuna offerta. Aragon, dovrebbe essere questa l'ultima gara? Is this l'ultima gara? Is this? Non lo so. Non lo so. Vediamo un po'. Sempre Hamilton nelle partenze del 2016. Ah, è vero, Leonardo. Bullega, ragazzi, secondo me parte sempre malissimo. È un dato di fatto. Per quanto riguarda effettivamente Hamilton, è vero, nel 2016 partiva sempre di cacca. Adesso parte bene. Colori troppo a palla, grande comunque. Ma è vero, effettivamente. Non capisco perché i colori sono sempre così. Ma nello scorso video erano perfetti. Cioè, erano perfette le... la luminosità. Non capisco perché fa quello che cavolo vuole. Cambia saturazione dell'immagine. Ragazzi, proviamo a cambiare la saturazione dell'immagine. Quando siamo in qualifica adesso lo facciamo. Quando siamo in pista. Io ho 22 anni, Nicola. Grande Roberto. Ti tiro giovane fuori classe. Vamos. Beh, Nikos, mica tanto giovane. Non dovrebbe più essere in queste competizioni. Quindi Amo, se andassi in MotoGP, quale scuderia sceglieresti? Una lenta. Una davvero lenta. Non so però quale. Chi mi chiama? Ok, mettiamo stavolta la configurazione dell'immagine a 2000. Vediamo un po' com'è. Se è un pochino meglio oppure è sempre la stessa storia. Aragon a me piace da matti. Qua secondo me facciamo la pole, io ve lo dico. Qua facciamo la pole, basta. Comunque la prossima volta partiamo in sordina. Partiamo proprio con N. Prima volta che faccio Aragon. E già azzeccare la prima curva
è qualcosa di fantastico. Ecco, curva, questa curva qua non l'ho proprio per niente azzeccata, lunghissimo proprio. Ok, il resto sto facendo cagare, però è il primo giro, quindi possiate perdonarmi. Primo settore abbiamo Dungeons davanti, meno 3 decimi. Mi sembra abbastanza surreale come cosa. Eppure vi ho la pole, quindi boh, non lo so. Ci avviciniamo al cavatappi spagnolo. Non siamo per niente veloci guardando che Jones se ne sta andando via. Per niente veloci. Questo giro, ma dove vatti, tiro? Ma dov'è che... Ma davvero, non so perché non curvi davvero. Boh, meno 2 decimi ancora su dove? Su di chi? Cioè, boh. Ma qua in teoria non dovrebbe esserci una discesa. Non dovrebbe essere una curva un pochino in discesa. A me non pare in discesa quella curva. Anche qua. Vabbè. Vabbè, non lo so. Più 37 millesimi, ma ovviamente sono tempi secondo me non proprio esatti. A meno che Jones non faccia poi 1,58 perché mi ha dato una pista, mi ha dato. Quindi non lo so. Non so se è meglio, ragazzi, la luminosità. Ben Jones davanti. E dietro tutti quanti. Conti tiro che va a concludere il giro in 2 minuti. 2 minuti 0-1 e 1. Abbiamo perso più secondi, più decimi nel settore dove mi aspettavo di meno. Cioè, dove dovevo perdere secondo me di meno. Oh no, 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 no. Maledetto il controller. Maledetto, maledetto. Niente, dobbiamo rifare questa parte qua anche. Vabbè, se comunque si è staccato il controller, perdonatemi. Ripetiamo questa parte. Questo giro non si è mai visto il giro di prima, effettivamente. Chi è che c'è dietro? Quick no, sono Kelly Kelly. No, 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 no. Kelly Kelly non lo voglio. Vai, dai. Noi iniziamo il giro per i fatti nostri, poi vediamo un po' se siamo più veloci o meno di lui. Di cattiveria proprio, ho scalato in prima. Proprio perché volevo vedere se c'era un possibile high side, e così è stato. Quasi. Stavolta dentro in questa curva. Dentro anche qua. Meno 6 decimi al primo settore. Effettivamente Kelly non mi prende, ma qua dovrebbe fare la differenza. Oh, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ma perché va sempre così lungo? Maledetto. Meno, più 1 secondo e uno. Infatti è migliorato. No, punto di frenata, il punto di frenata. Pista difficilissima, mamma mia. Punto di frenata, mannaggia. Qua è bellissimo invece il sorpasso. Oh, mamma, 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 mamma. E non si è fatta niente la moto. Ma come ha fatto? Come ha fatto a non farsi niente la moto? Me lo dite. Un altro giro, ragazzi, perché siamo un po' nella shit. Siamo messi male in questa pista. Molto, 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 molto male. L'adattamento non è dei migliori al momento. Per ti tiro. Siamo sempre veloci, secondo me, eh. Per la media di dove sto registrando, per la media di dove sto facendo i video, secondo me. Però effettivamente il livello è molto alto. Vediamo se anche adesso nel T1 andiamo forte, nonostante un tempo abbassato di praticamente 1 secondo. Mentre noi stiamo scivolando indietro, 18esimi.
l'altra però abbiamo migliorato tantissimo secondo me il T1, abbiamo fatto un T1 spettacolare per quanto mi riguarda. Meno 3 decimi ancora, infatti. Dentro, 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 dentro. È arrivato bene. Giusto, giusto, giusto sul cordolo. Dentro anche qua. Vediamo qui. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Dai che stavolta un pochino meglio. Un decimo infatti siamo dietro. No, lungo qui no. Abbiamo perso un sacco secondo me qui. Peccato. Dove vado qua? 5 decimi, 5 decimi. Onku 59.599, ma 5 decimi, ma porca miseria. Vabbè, ovviamente abbiamo fatto un lungo, mi sono dimenticato del lungo, no, non c'è, non vorrei dire. Bella questa curva, l'adoro. Oh, al limite qua, 57, 58, 59, 2 minuti, 0-0-1, ancora una volta quarto posto. Non fa novità il quarto posto ormai. Giro non valido. Ok, finiamo la sessione anche stavolta. Fa niente, una pole l'abbiamo ottenuta qua in questa categoria, va bene così. Veramente. Quarto posto quindi confermato, però siamo a 5 decimi, non è proprio il massimo. Guarda che siamo quasi 300 spettatori, grandissimi. Cerchiamo di arrivare magari a 300 mi piace, sarebbe fantastico. Ti immagini un team composto da Rhea, Sykes e in MotoGP magari, sarebbe fantastico. Meglio ma ancora non perfetto. Ho visto, è vero, non è fantastico. Boh, non so perché è così. T1 da MotoGP, T2 da bicicletta, grandissimo, mi piace tantissimo questo paragone. Abbassa la webcam se posso. È meglio qua secondo me. In gara alla fine non vedete il giro veloce, quindi prossima volta però devo provare. Prova a cambiare il contrasto per evitare questo problema. Ma sapete che io non so se si può cambiare il contrasto in questo gioco? Qui ovviamente no. Ma non so se si può cambiare il contrasto, eh. No, non si può cambiare il contrasto in questo gioco. L'avevo già visto all'inizio. Non ce lo chiede il contrasto, pensate un po'. Che bello. Gallians, sì, il Caps non è bellissimo. Cosa ne pensi di se la Kawasaki tornasse in MotoGP? Io adoro il verdone, non vedo l'ora che torni con Ria. Quando tornerà? Tornerà. Assolutamente, lo voglio. Ciao Alfa. Ciao Mark. Non posso togliere del tutto l'HDR. O è 2000 o è 1000. Non posso farci niente, ragazzi, scusatemi. Se la moto vola, vola anche ti tiro. Ovviamente. Allora, andiamo? Andiamo stavolta, cerchiamo di partire bene, eh? Attenzione! Via! No, 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 ma che è? Ma non è partito! Vabbè, vabbè, fa niente ragazzi, fa niente, fa niente. Meglio del solito, meglio del solito, meglio del solito, guardate. Oh, bene, bene, qua all'esterno riusciamo a recuperare un sacco di posizioni. Non me ne frega niente, non me ne frega niente stavolta, andiamo a vincere. Andiamo a vincere. Sono rotto di Zevedere di partire sempre male per colpa di non si sa quale entità. Basta, voglio andare a vincere. Sono rotto di Zevedere. Quello là che dove cavolo vuole andare quello là? Io arrivo troppo largo, quello lì va troppo stretto nelle curve. Chi è quello? Conoscendolo è Onku, guarda, No, non lo saprò mai, non mi dice chi è. Mi dice chi è quello dietro. È Onku, lo sapevo che era Onku. Lo sapevo. Oh, ma che cosa fa? No, 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 no. Ma cosa ha fatto? Ragazzi, ma cosa ha fatto il mio pilota? No, onestamente, cos'è? No, vabbè, e si rifà da capo. Cos'è? Cos'è? Si era addrizzato da solo, poi vabbè, ho preso il cordolo. Bene.
Via così, che bello, 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 che bello. Mi sto rompendo gli zebedei, è davvero. Che patacca questa, non dirmi che sono ancora con patacca. Ah, ok. Ma dai, ma che cazzarola però. Ha fatto un movimento della... Boh, non so di che cosa. E niente, Huertas, mai sentito prima. Passa, siamo 17esimi. Che bello essere 17esimi, eh. Tanto io vinco, non mi interessa. Non mi interessa, adesso prendiamo tutti sul dritto e li superiamo, tutti. Tutti, tutti. Non mi interessa. Mi sono sgasato adesso, basta. Mi sono sgasato. 2,40 sul dritto, lei. Il bello è che loro non prendono la scia praticamente, no? Anche se sono in scia non prendono la scia, noi invece sì. Come fanno poi a fare ste curve? Cioè, boh. Ops. Mi dispiace, caro mio, mi dispiace, è così la vita, è così. Dupasquier era quello che era caduto prima. Passiamo senza troppi intoppi. Settore 1 sappiamo che è nostro. Qua all'esterno. Poi ancora, sembrano davvero doppiati. E caro mio, se vedi che io sono all'interno, tu devi spostarti. Purtroppo se lei non capisce non ci posso fare niente. Stavolta, soprattutto dopo cadute del genere. Dopo che vedo... Wah. Loro vanno sul cordolo tranquillamente, nessun problema. Basta. Artigas all'esterno, poi interno. Prova a mantenerti, tiro. L'undicesimo posto. E la madonna, ma che staccata ha fatto? Vabbè, poi quello lì arriva dal monte. Dal monte è arrivato Kawakami. Seriamente, prova a fare una roba del genere e mi catapulto verso Valencia. Quanto si frena qua? Quanto si frena? Mannaggia, abbiamo completamente sbagliato la frenata qua. E qua secondo me loro, la loro traiettoria è veramente sbagliata. Oh! Dentro, dodicesimo. Dentro. Scia adesso di Artigas. Artigas, ora ti levi dal gas, va bene? Perfetto, via, uno. Dentro su patacca, quasi. Ma dove cazzo non è entrato? Ma dove dà? Dai, ma dai, ma veramente. Ale, dove andiamo qua? Andiamo per campi? Dove è andato? Cioè, buio, non lo so. E io che ho staccato fortissimo, ma Artigas ancora mantiene la posizione, Spettacolare Artigas qua, patacca. Lentissima in questa zona lì, veramente lentissima. Garcia anche qua, superiamo come se fosse un doppiato. Ok, andiamo d'incrocio allora su Garcia. Non c'è problema, andiamo d'incrocio su Garcia. Niente, scherzavo, non andiamo d'incrocio. Ma madonna, quanto vanno forte loro in questo settore però, Mi spaventano ogni volta che arrivano dietro. Oh, lei finalmente. Abbiamo fatto meglio nel secondo giro, devo essere sincero, ma perlomeno non c'è nessuno dietro vicino a me che mi dà fastidio. Molto meglio anche questa. In seconda lei sale, no però, Abbiamo perso una caterba su Garcia qui. Ok, rettilineo. Ora Garcia è a portata di mano, a portata di sorpasso, anche se poi farà una curva dove non la farà e ci supererà. No,
volta, no. Non ho posto, va bene, va bene. 59,6 abbiamo fatto, va bene. Ciao Comendone. Allora, vediamo un po'. Leggi il mio commento per favore, ti aiuta per la partenza. Quando metti la prima automaticamente devi rimanere folle e poi subito la prima tenendo premuta la frizione. Grazie Fabian, ok. Ah ok, per fortuna gioco tutto a cannone con risoluzione di 1500 qualcosa. Ciao raga, Kumenda, non posso, non posso, non posso. PC anche io del cavolo, eh. Attenzione. Che palle ragazzi, però, che gara che abbiamo fatto. Ancora una volta ottavo posto, mi sa che finiamo il campionato, no? O vado errato. Voglio una sfida tra Amos il... Magari, dai. Magari. Sarebbe bello. Com'è? Facciamo una bella sfida su PC. Ci sta, no? Dato che tu probabilmente ce l'hai su PC. Uncle Singer. Mai fare arrabbiare il vecchio titiro. Bravo Luigi, che capisce. Ma Artigas fa parte della compagnia di Fortnite Gas. No, secondo me è il mio personaggio di Dragon Ball Xenoverse. Gas. C'è molto rubber banding da parte dell'IA. Titiro sembra un LMP1 che doppia le GT, in certi casi sì. Io noto anche un certo accazzo di cane nel gioco. What? Anche bot hanno capito che la fisica del gioco non è realistica. È fatto tutto a caso sto gioco. Titiro party mode. Fantastico, ma ragazzi, ma che commenti siete? Siete tutti commenti memorabili. Mamma mia, c'è Titiro si rifar. Si rifarà, penso, si rifarà, non lo so. Ciao Amos, grande Amos, simpaticissimo, fai scassare. Grazie Marco, soprattutto fa scassare Titiro perché rompe le balle a tutti gli altri. Oh, ho ricevuto offerte, ma prima guardo un po' me ne saluti, mi chiamo Tommino. Ciao Tommino. La frizione del tasto L1, grazie. Grazie di cuore, cioè il tasto a sinistra, perfetto. C'è scritto porca... What? Non ho letto, ok. Guarda offerte, speriamo che siano Moto 3. Perfetto, sono Moto 3. Non ho offerte ovviamente dalla Moto 2. Abbiamo Petronas Sprinta Racing. Bella, 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 bella la Petronas Sprinta Racing. Cioè, bella un cavolo perché non c'è niente. Però è bella perché abbiamo Noro di Nessa Saki. Gabriel Rodrigo, bravissimo. E Masaki. Poi c'è Tony Arbolino. Marinelli, no, io vorrei il Team Siege, onestamente. Livio Loi. No, nella Vince Academy. Honda Team Asia con Attirat Pupavat, Attirat Pupavat e Toba. Poi abbiamo Masia e Ramirez. Vediamo un po' anche se poi qua. Ok, ragazzi, scegliete voi. Petronas, RBA Skull Raider Team, Marinelli Snipers Team, Reale Avincia Academy, Honda Team Asia e Capital Dubai. Questi qua c'hanno i soldi, i sordoni c'hanno. Tutti quindicesima posizione richiesta nel mondiale, quindi immaginate. No, decima posto addirittura questa. Ok, ditemelo voi ragazzi, scrivetemi voi nei commenti quale volete. 300 spettatori, bisogna festeggiare. Grazie mille di cuore. Grazie anche per tutti i mi piace. Se volete donarmi qualcosa per aiutarmi a comprare poi in futuro l'HD60, fatelo pure donando al 48. No, sto scherzando, nessun numero. Ma al link in descrizione. Se volete, ovviamente. Poi, ovviamente, questo video potete tranquillamente rivederlo perché domani non dovrebbero uscire video. Quindi fatevi avanti. Ti tiro cena. Sì, cambia situazione immagine dal PC. Lo farò, Andrea, lo farò direttamente dall'XSplit. Petronas! Vogliamo Arbolino oppure attira tufa, va bene. Grande Amos, dammi solo un cinquantesimo della tua abilità, la guida io non riesco. Grazie, Edoardo, grazie mille. Petronas, Marinelli, Marinelli, Petronas, Marinelli, Sprinta, Petronas, Marinelli, Marinelli. Ok, Marinelli, Marinelli, abbiamo capito, Marinelli. E il team Marinelli, non è mica quello lì con Tony? Niente, mi volete con Tony. Mi volete con Tony. In onda. Mi volete con Tony, eh? Sì, ragazzi, ormai è tutto Marinelli. Cioè, ci sono tanti Petronas anche, ma Marinelli. Sprinta addirittura. Avintia o RBA. Petronas così ha le gomme su misura. Vediamo un po' com'è la Marinelli. Non mi piace tantissimo come è fatta. Intendo come livrea. Tutto bellissima la foto poi di Arbolino. Molto poco fatto, devo dire. È vero, dai, andiamo da Tony anche perché è l'unico da solo, è vero. Ovviamente Alfa arriva con As, giusto? Firmiamo il contratto, firma con...
il buon Marinelli Team. Ora che sei arrivato nel mondo delle corse su due ruote che conta, dovrai continuamente dimostrare il tuo valore rimanendo al di sopra delle aspettative del team. Ogni weekend ti verrà comunicato un obiettivo di posizione in qualifica ed uno per la gara. Inoltre, ogni team si aspetta comunque una posizione minima nel campionato piloti. Soddisfa gli obiettivi per avvicinarti allo status di primo pilota ad ottenere diversi bonus. Bene, possiamo sviluppare anche la moto, per carità. La moto potremo ovviamente svilupparla in futuro perché adesso non abbiamo una mazza di soldi. E volevo modificare lo stile di guida, personalizza pilota, sì, lo stile di guida. Il casco anche modifichiamo perché effettivamente abbiamo un nuovo team. Voglio che sia in pandan un po' con la moto, non troppo bello, ma nemmeno troppo brutto, ma proprio soprattutto non troppo bello. Questo è già in pandan, questo qui è troppo italiano, questo qui non mi piace, questo qui è troppo ne. Questo qui è destig, non mi piace. Questo è carino, ma è troppo femminile. Questo è bello, ma è troppo verde. Questo è di Nico Rosberg, non so che cosa ci fa. No, allora, sono belli stavolta i caschi, eh. Quest'anno ne ha fatti abbastanza bene. Questo forse? No, X-Lite, non mi piace la marca X-Lite di davanti. Con tutto il rispetto per X-Lite, perché è un casco bellissimo, eh. Una marca bellissima. Non ce n'è uno che mi piace al 100%. Sono tutti belli, ma non lo so. Non lo so. Non lo so. Questo è bello perché è colorato. Questo è bello perché è colorato, ma di meno. Andiamo un po', vita per ricordare Andreas Perez. Scusatemi, grande Andreas Perez, condoglianze alla famiglia. Tra l'altro, il signor Marinelli, sponsor del team, è deceduto 2 settimane fa. No, micro, mi dispiace, non la sapevo di questa cosa qua. Davvero. Ah, fa niente Luigi, non ti preoccupare. Allora, vediamo un po', ragazzi. Stavo leggendo un po' di commenti. No, ragazzi, basta. Fiori, fiorellini, va bene, fiorellini. Va bene così. Stile di guida. Spalle fuori, corpo fuori. Andiamo, di nuovo. Cambiamo tutto, cambiamo sempre tutto. E direi di leggere un pochino le mail. Magari il numero davanti potrei metterlo blu. Proviamo anche quello. Primo pilota. Ora che sei arrivato nella categoria del conto. Ok, già sappiamo, pronto a partire. Ho parlato con Marinelli di Snipers Team. Team di Cecchini, eh. E sono veramente felice di iniziare questa avventura insieme. Prima gara 13° posto per allora queste prime gare 13° posto come starter, diciamo. Poi il campionato invece può puntare al 10° posto. Ok, va bene. Durante la stagione le squadre rivedono periodicamente il proprio obiettivo, ovviamente quindi può cambiare l'obiettivo. Inoltre il tuo obiettivo speciale in gara sarà Team Objective Special. Ricorda che il non so se Team Objective Special sia l'HTML che è andato a puttane, non lo so onestamente. Vabbè, dai, va bene. Cambiamo anche il numerino davanti, sì, ci sta, è vero. Allora, stile di guida, casco, guanti, stivali, no, ho sbagliato, patente. Colore, numero, forse cambiamolo. Mettiamolo. Beh, non è male questo colore qua, eh. Vai, dai, bello così, basta così, fine. Ovviamente cambiamo anche dietro il font, no, il font no, va bene. Il colore del nickname lo mettiamo di un rosso Stelvia. Sto scherzando, eh. Rosso Alfa Romeo. Allora, conferma configurazione. Bellissima così, mi piace un sacco, mi piace. Guanti, stivali, vanno bene questi, tanto alla fine sono neri, quindi non è che cambia molto. La mia carriera, gestione del gas 46, 46, 46, quanti Valentino Rossi? Un podio, una pole position. Mi piace questa statistica generica perché mi serve tantissimo per le statistiche di T-Tiro. Poi, bravo, sono contento. Va bene, direi, diciamo così, no? Va bene così. Sì, perfetto. Quindi, noi abbiamo il nostro team, ragazzi, che non è il nostro team, ma siamo in un team. Broken, ti becchi la mia bank statement. Ai ai ai, cosa è successo? Ciao, Brufondel, T-Tiro Lastac muta sempre al primo posto, ovviamente Alfa. Allora, il colorato, scegli il casco colorato, Nolan magnifico, Arai bianco e blu. Cambia anche i guanti e gli stivali. Vabbè, dai, li cambio, dato che ci sono, li cambio. Ci sta, cambiarli. Vediamo un po'. No, 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 no. Ma sono tanti i tipi di guanti, eh. Questi sono bellissimi. Questo rosso qui mi piace tanto, però, eh.
Non ci sta per niente. Non ci sta per niente. Il blu così mi piaci tu? No. Questo tipo di blu è lo stesso. Belli questi, non questi non mi piacciono tanto. Questo mi piace. Stivali invece, questi. No, quanti sono però? Sono un po' effettivamente. Aspettiamo un pochino. Belli questi che respirano. Hanno le bocche d'aria. Bello questo. Spettacolare questo. 33, teniamoci a mente il 33. No, 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 niente come 33, ragazzi. Davvero il 33 è spettacolare. Via. E si va. Conquistare tutte le belle ragazze del paddock, ma non si può perché ti tiro la staccata e sposato. Chi tifa in Formula 1? Lo sport, non tifo nessuno in generale. Mi piace tantissimo Leclerc, mi piace tantissimo Gasly e un po' mi piace anche Vettel, però niente di che. Volevo chiederti, ma te che tifi in Formula 1? Appunto, allora fai la prossima. Sbaglia lì. Cosa? Ok, bene, ci sta bene il blu. Parato, cambia anche i guanti. E ti tiro la parte più forte di prima, pianoforte. Bene, ragazzi, io direi di staccare perché così la live non è tanto pesante per tutti. E abbiamo fatto anche tutto quello che ci serve per poi fare la gara in futuro, inizio della stagione. Non so quando ci sarà la prossima gara, onestamente, il prossimo streaming, ma sicuramente nei prossimi giorni, no, di sicuro non tra una settimana, insomma. Poi ricordo che partirò per Silverstone, quindi non ci sarò per una settimana intera, anche di più. E niente, vi do un bacione, un abbraccio e grazie mille per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, soprattutto l'ultima gara dove eravamo eccentrici, devo essere sincero, veramente eravamo molto cattivi, molto poco pacati. Sto leggendo i commenti intanto. Pattina è di nuovo incinta. Dov'è che hai letto questo rumors? Su di più TV, no? No, che cos'è? Di più mi pare e basta. Ti tiro for president. Grazie Andrea. Disegna. No, un'altra gara, ragazzi, la facciamo in futuro. Facciamo magari quattro gare la prossima volta perché siamo in moto 3. Dai, ok? Grazie mille per aver visto questo video. Davvero con tutto il cuore vi voglio un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. Bene. A presto. Ciao, ciao!